Ciao ragazzi, sono Gaia, saluti dalla quarantena in quel di Centocelle e sono qui per leggervi un estratto di Comics Riot, il libro sul graphic novel politico che ho scritto per la Bordo Edizioni. Scusate l'assenza del prodotto cartaceo, ma tutti i miei amici si sono ricordati che avevo scritto un libro quando è scoppiata l'emergenza e me ne hanno chiesto una copia in prestito. Quello che vi andrò a leggere adesso è uno dei pezzi a cui sono più affezionata del libro, perché parla appunto di come il fumetto diventi militante durante gli anni 60. È nella metà degli anni 60, appunto, che esplode il fenomeno delle subculture giovanili, dell'underground, grazie al quale si comincerà ad osservare con meno pregiudizi tutta una serie di espressioni artistiche prima ignorate, come il rock, la moda, la pubblicità e i fumetti stessi. Cominciano ad arrivare tutta una serie di riconoscimenti, quantomeno culturali, da artisti come Fellini e critici affermati, Umberto Eco, soprattutto con il suo Apocalittici Integrati, edito nel 1964. Ed è anche la forza politica del fumetto ad esplodere, divenendo in diversi casi uno degli elementi costitutivi delle lotte che sconvolsero la società a livello globale, sia dal punto di vista sociopolitico che da quello culturale. La contestazione prende il via dall'Università di Berkeley sulla scintilla della questione razziale e del Vietnam, trasformandosi velocemente in ribellioni generalizzate e diffuse contro l'ordine costituito e solitamente repressivo. L'incendio divampa ben presto anche in tutta Europa, dove verrà aggravato dai conflitti di classe e dalle tensioni sociali presenti. I maggiori centri della contestazione si rivelano subito essere la Francia e l'Italia, dove raggiungeranno il culmine tra la primavera e l'autunno del 1968. Probabilmente fu la presunta giovinezza caratterizzante la protesta, nata e sviluppatasi inizialmente all'interno di scuole ed università, grazie alla quale il fumetto, semplice e diretto, venne spesso assunto come mezzo per comunicare i disagi e le problematiche che attraversavano la società dell'epoca. La rivincita delle nuvole parlanti muove i primi passi proprio dall'Italia a partire dal 1965, quando a Bordighera si tenne il primo salone internazionale dei comics, successivamente stabilitosi a Lucca. Lo stesso anno, precisamente ad aprile, nasce una delle più importanti riviste di fumetti nell'intera storia del mezzo, Linus. Se volete saperne di più, Comics Riot per la Bordo Edizioni e...